Ho un problema. Ah, Bite mi No, piace. c'è un problema. Qua sta succedendo qualcosa. Stai un attimo calma. Ok, che sta C'è un succedendo? terremoto. Oh! Oh no! Anzi, voglio vedere anch'io! Ragazzi, come va? Io sono Fereniki. E io sono Steph. E questo è Giochiamo a Roblox. E siamo tornati su Brick Bronze. Nello scorso episodio ci siamo fermati prima di andare a esplorare la nuova città. E prima di esplorare questa zona qui. Ci dovrebbe essere un ponte, c'è un anellatore che ancora non abbiamo fatto. Esatto. Ma prima di proseguire abbiamo finalmente sistemato la nostra squadra. Vuoi Esattamente. iniziare tu? Allora, abbiamo giocato almeno un'oretta fuori dai video per potenziare un po' la squadra. Perché comunque vi siete lamentati in tanti che avevamo soltanto il Pokémon base molto potente. No, giustamente, giustamente, soprattutto perché certo. Ci hanno detto che nelle zone che adesso andremo a visitare ci saranno allenatori con Pokémon più forti, quindi è anche giusto avere una bella squadra Esattamente, allenata. Vi faccio vedere la mia squadra. Allora, ho portato Giratina al 12, Eevee fino al 14, è stata davvero durissima portarla fino al 14, poi ho continuato con Pachirisu, anche se avete detto che ci sono altri Pokémon elettro più forti, diciamo che ci penserò più avanti. Per ora questo mi piace, diciamo che lo tengo ancora per un pochettino di tempo a darmi una mano. E infine Killava, c'è anche il leoncino che però è rimasto un po' indietro. Di Litleo, come si chiama il Sì, Pokémon? Ci hanno detto leoncino. ci È hanno più detto bellino. che poi Litleo sarebbe piccolo leone, quindi E quindi leoncino, leoncino. leoncino. Ci hanno detto una cosa fantastica, che bisogna catturarlo sia maschio che femmina perché hanno due evoluzioni differenti. Io E l'ho sono guardata, bellissime. su internet, l'ho subito cercata ed è fantastico. Praticamente diventa un leone maschio e la leonessa, poi il leone femmina. Sono bellissimi, ma li voglio entrambi. comunque, Eevee lo sto portando al 14, pian piano lo livello perché Ok. spero di trovare qualche pietra Per che ci evolvere. permetterà di evolverlo. Poi un Meryl al 13 che un po' l'ho cercato di portare su, ma niente di che, Fa insomma. schifo quel Pokémon, l'ho È un trovato anche io, non mi è Bunnelby al 2 piaciuto. per taglio. Ok, no, no, è il più forte. Finito, finito. Oh yeah, allora, ho già dato una sbirciatina. Ma no, dai, Sì. fai le cose senza di me. Entra e leggi che cos'è. No, Sì. è un Sì, cimitero. io voglio entrare subito in questa casetta. Cos'è questa casetta? Io ci voglio entrare Ma subito. non si può, è una casetta No. abbandonata. Controlla Fa dietro se c'è super qualcosa di paura. nascosto. No, non mi sembra ci sia nulla. Ok, è diventato horror, è diventato horror. È super macabro. Aiuto. Cioè, si trovano Pokémon. Sì, Cos'è quella cosa? ma è carinissimo, Ah, guardalo. devo trovarlo immediatamente anche io. Mi sono spaventata perché pensavo... Cubone, Cubone. ok. Pensavo fosse un sentiero normale. E invece, capito, mi sono trovata subito il Pokémon, In mi ha effetti fatto nei paura. cimiteri su Pokémon si trovano, è Allora, giusto. devo cambiare Pokémon Ascoltami un perché lo attimo, distruggo, ma che dimmi. cos'è quel Pokémon? Non ne ho idea. Io Non lo co- Ma Markrow, Sarà ma è un almeno terza corvo. generazione, però io non l'avevo mai È un visto. corvo, giustamente, nel cimitero, è giusto, è giusto. Ti faccio Ok. sapere poi che tipo di Pokémon è se riesco a Grazie, va catturarlo, bene, va ok? bene. Perché ho i Pokémon troppo alti per questa zona, quindi ho paura di farli Cubone, fuori. non ci provare. Ok, meno male. Ha lanciato il leoncino a 3 di vita. Dovrei riuscire a catturare Cubone io. Allora, Ok. ti faccio il momento suspense. Balla Dai, dai, Pokéball. pronto, Parte! pronto. Anche se non me ne frega nulla di Cubone. Ma no, dai, è carino. Ma Almeno non... per il Pokédex è Per il utile Pokédex sì, catturarlo. però che per la Oh no! squadra non lo vorrei mai. È Ha usato uscito? scappare! Ha usato scappare! Vieni perché ci sono le torce che abbiamo messo Arrivo, su Dampark. arrivo. È vero, sono uguali! Allora, Stephen Jeff, chi è? Chi è? No, Allora. no! Allora, i Pokémon Non ti è stanchi, non mi bastato rifare disturbarci altra questo. volta. Questa è la palestra. Ah no, è il gym leader, quindi è il È il capo capo palestra palestra di di Brimber Brimber City. City. Ok. Ok. E di che tipo è? Ce lo dici subito perché siamo molto curiosi. Allora, la palestra è chiusa in questo momento. E perché mai? Perché è successa qualcosa di terribile stamattina? Vai avanti. Si è svegliato male. Guarda chi è Oh, che stato. cosa? Il team Eclipse. E Il cosa ha team fatto? Eclipse hanno rubato. L'artefatto. Aspetta. Aspetta, dobbiamo entrare dentro un vulcano a combattere contro il team Eclipse Sta per dicendo che recuperare. praticamente un'antica leggenda narra che il Red Orbs viene utilizzato per svegliare un Pokémon che sta all'interno del Sai che si vulcano. sta parlando di Pokémon leggendari? Assolutamente sì, l'avevo capito, per quello sono sorpresa. Oh, che bello! Quindi ci sono anche i Pokémon leggendari, mi stai dicendo? Oh mio Dio. Che cosa fantastica! Allora, sono andati verso Route 6, quindi dobbiamo andare a Route 6 e lì troveremo l'entrata di Volcano, perché si chiama così. Guarda che Oh, che figata! bello!
È bellissimo sto posto. Che bello. Ma questo allenatore lo possiamo saltare forse? Ascoltami. Dici, passando così dietro. Sì, sì, sì. Anche perché guarda, ha il mio cappellino. Però questa volta che cos'è? Io ce l'ho grigio e lui ce l'ha blu, quindi l'ho fregato. Vieni qua. Okay. Che cos'è? Sembra che è stata fatta da un Pokémon questa cosa. Penso che sia una sorta di buco, uno scavo. Vabbè, non possiamo farci nulla, peccato. Magari con fossa o qualcosa del genere puoi vedere cosa c'è dentro. Esatto, esatto. Questo è del Team Eclipse. La vedi Guardalo. La magliettina? Sì, 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 sì. Allora, mi ha chiamato Kid. Anche a me, ci ha chiamato ragazzini. Ma l'unico ragazzino slash bambino sei tu, amico mio, hai capito? Adesso ti facciamo vedere chi vince. Che carino. Livello 15. Ok, ok. Allora, sono un po' come un furbi. Sai cosa è successo? Dimmi. Il leoncino è stato ucciso. No! Ma povero, me l'avresti detto, saremmo tornati indietro. Ha detto che si è sacrificato per la squadra. Ma poverino! Si fa così, si fa così. Adesso infatti tocca a Ivy, che è arrivata anche al 15 perché ha preso l'expo al posto di leoncino che è morto. Ok. E adesso sta... un Pokémon che odio. Guarda. No! Preferivo non vederne neanche uno in tutta la serie di Zubat. Ma anch'io, guarda, dovrebbe essere eliminato dai Pokémon trovabili. Radiato, guarda, proprio. Sì, assolutamente. Che assolutamente. Che non c'è niente da fare. Aia! Ti sta facendo male? Mi vuole uccidere anche Ivy. Si sta volendo. Evolvendo, non riuscivo neanche a dirlo. Shinx al 15. Non è giusto. Mi hanno detto che l'evoluzione è bellissima, quindi non vedo l'ora non di vederla. È giusto. Dai. Voglio anche un'evoluzione. Ah, che bello. Che bello. Che cosa diventa? Vediamo. Oh mio Dio. Ragazzi, è Luxio. Fantastico. Luxio, ma è bellissimo ragazzi, avevate ragione, che diventa fantastico, mio Dio, sono felicissima, un'evoluzione per me, che bello. Invece la giraffina ce l'ho a livello 18 e non sono offeso. Ti sei offeso sì, proprio. Sì. Ma dove siamo? Che figata. Si trovano Pokémon. No, bellissimo. Stai attento perché... Allora, non ci dovete provare con me con questa cosa. Non voglio mai più vedere uno Zubat, ok? Perché tu hai trovato un Pokémon fighissimo. E lo trovi addirittura come primo Pokémon. Oddio, guarda, che sfortuna hai avuto. Che quel Pokémon è fortissimo, solo che un altro di fuoco non ci serve. Lo so, però al è momento bello forte. Ho già Bryxen, non voglio avere troppi Pokémon di fuoco. Però sì, è bellissimo, mi piace un sacco. Io t'ammazzo. Io t'ammazzo, è il secondo. È il secondo Zubat. Ma poverino. Zubat mi rifiuto di averlo. Pensa che ho Pachirisu, quindi lo distruggo con un colpo ogni volta. E ci credo. Guarda, stermino i Zubat. Non compariranno mai più nel mondo da quanti ne ammazzo adesso. Oh no, c'è un altro del Team Eclipse qua un po' più avanti. Ma tu sei ancora con quello? Lo sai che non riesco a catturarlo. Scappa? No, penso che non si possa catturare o qualcosa. Perché? Sto riprovando, non lo so. Forse ricordo qualcosa del genere con quel Pokémon. Vedi? No, però non sto scrivendo nulla di strano, dentro c'è gente cattiva. Siamo dovuti tornare indietro perché ci avevano distrutto totalmente. Non siamo morti, ma ci siamo andati davvero vicini. Ho capito che ci serve prima di tutto qualcosa per non incontrare più Pokémon. Il repellente. Ok, 100 passi. Io per sicurezza ne compro 2. Dove l'hai visto? Tutto perché giù. Non lo si chiama Repel. Repel e poi sì. Una fune di fuga, perché in italiano si chiamava così, che praticamente in una caverna ci permette di uscire immediatamente, in modo tale esatto. Che quando finiamo ce ne possiamo uscire, perché
vi garantisco che quei Pokémon, ragazzi, sbucano all'infinito. È davvero una tortura incredibile. Io ho comprato anche delle pozioni, perché non mi sono morti i Pokémon, ma erano tutti vicinissimi, capito? Proprio con la barra rossa. Quindi, per evitare di dover tornare indietro un'altra volta, ne ho comprato tre. Praticamente, allora, hanno liberato i nostri genitori perché non erano molto collaborativi. Alla fine gli hanno dato un po' una mano. E praticamente, se ho capito bene, lui vuole liberare un Pokémon leggendario sfruttando quell'orbe. Il problema è che cos'è questo Pokémon? Non lo so, io appena l'ho visto ho detto che accidenti, è una mai spada visto fighissima, una cosa... ma di che genere è? Non ne ho idea, non lo capisco. Boh, però lo posso picchiare con sì, Pacilisu. Io lo sto picchiando bene con paralizzato, con Luxio, quindi l'ho paralizzato. Sinceramente sta andando abbastanza bene. Sword Dance. Ma che cos'è? E ti farei notare che comunque il capo del team Eclipse ha Pokémon davvero forti, cioè il 17. Il prossimo Pokémon non so neanche di che tipo sia, quindi io tengo Luxio per sicurezza, non Mamma li mia, conosco. Che potenza, che Pacilisu è troppo forte, è ti piace? Umilia tutti, è troppo forte. Guarda, ha preso un colpettino minuscolo da un Pokémon di livello 17. Allora, Vullaby, secondo me è qualcosa allora, che... Allora, Elettro gli fa... è super efficace. Quindi puoi tenere... Oh, sì, okay, puoi tenere okay. Pacilisu, pensavo lo puoi tenere... Oh, che cos'è sta cosa? Ma c'è solo Pokémon strani questo qua. Eh beh, il capo, quindi ha tutti i Pokémon strani, sai com'è? Comunque, Pacilisu ha un'abilità che al 100% paralizza. Wow, bella! Il prossimo è ancora più strano, preparati! Cosa vuol dire? C'è un Pokémon più strano dell'altro! Non voglio spoiler, ho un problema. Ah, Bite mi piace. No, c'è un problema, qua sta succedendo qualcosa, stai un attimo calma. Ok, che sta succedendo? C'è un terremoto. Oh! Oh no, lo voglio vedere anch'io. Aspetta, fammi finire di imparare le mosse. Fai vedere? Che succede? È il Pokémon leggendario. Oh mio Dio, che figo. Aspetta, allora, aspetta che impazzisca anch'io. Aspetta, mi impazziamo assieme. Ok. Non l'ho guardato, lo voglio vedere, oh mio Dio. Ma... Dai. Voglio vederlo. È bello? No, è bruttissimo. Wow, ma che bello. Ma lo possiamo prendere adesso? È quello che mi sto chiedendo. Wow, è fantastico. Ok. Comunque sono riusciti a risvegliarlo. È una cosa buona o una cosa cattiva? Credo una cosa terribile. Vero? Sì. Aiuto. Sta provando a dargli degli ordini e direi che non li ascolta, perché ha appena fatto volare uno del team Eclipse. Sei un po' arrabbiato. Sei un po' arrabbiato. Stanno tutti scappando, non è una buona cosa. Però è arrivato il capo palestra che sta riprendendo l'orb. Guarda, adesso lo comanda. Lui probabilmente sa come gestire questo Pokémon leggendario. Sicuramente così, appunto, perché possiede questo orbo. Ma io lo voglio catturare. Ma io lo voglio, cioè voglio cavalcarlo, andare in giro per tutto il gioco con lui, capito? A cavalcioni. È fantastico. Ah, guarda come se ne è tornato. Se ne va timido. Ma l'hai visto? Era offesissimo, se è tornato nella sua lava, poverino. Ti cattureremo e ti daremo una bella vita, non ti preoccupare, ci pensiamo noi, giusto? Beh... Ti daremo una vita migliore, piuttosto credo. Che stare chiuso in un vulcano, che arriva magari uno... Ma ci sta bene, poverino, lui nel vulcano. Lo sgride e lui se ne va offesissimo. Poverino. Che storia triste. Esatto, è stata molto triste. Credo che adesso che abbiamo risolto la faccenda ci sta dicendo che la palestra sarà aperta. In poche parole, adesso dobbiamo andare a spaccargli la faccia. Ho fatto un solo passo e ho già trovato un Pokémon. Sai cosa ti consiglio? Fune di fuga. Che esperienza incredibile, guarda. Tutto mi potevo aspettare tranne di vedere un Pokémon leggendario in questo episodio. Davvero. Neanche io, è stato bellissimo. Fantastico. Infatti sono felicissima, che bello. Io mi aspettavo di sfidare una palestra in modo classico, niente di strano. Invece non solo abbiamo battuto il team Eclipse, ma abbiamo anche visto il primo Pokémon leggendario di questa serie. È stato epico. Esattamente, la palestra la sfidiamo nel prossimo episodio. Quasi sicuramente sarà una palestra di tipo fuoco. Quindi il nostro Pokémon starter sarà abbastanza inutile, però che dire, dai, ho Pacilisu al 22 pronto ad ammazzare qualunque assolutamente cosa. Assolutamente sì. Forse giusto fuori dai video andiamo a recuperare qualche Pokémon al cimitero, così potenziamo anche un altro pochettino, magari mi potenzio un po' Eevee e Girafina che sono rimasti un po' indietro. In questo modo per la palestra siamo ancora più pronti e esatto, poi esatto. Chissà cosa succederà. Io gli chiederei l'orb per andare a catturare il leggendario. Assolutamente, spero che ce altro lo che dia. Medaglia, non mi frega nulla. Dammi medaglia. L'orb, dammi tutto, ci prendiamo il Pokémon e ce ne andiamo. Beh ragazzi, finisci così, se è giusto, lasciateci un like. E se è la prima volta che vedete i nostri video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima! Ciao!